Un nuovo detective si aggira nello studio di Uno Mattina. Guardiamo insieme di chi sto parlando. Oh, Fero, dove va? Tu sei completamente pazzo. Ehi! A Roma vogliono sapere come la chiamiamo questa operazione. Estate fredda, può andare? Mi sembra perfetto. Certo che voi due, oh, per far girare le bobine siete fatti apposta, eh? E proprio lui, Pietro Fenoglio, uno dei celebri personaggi dei romanzi di Gerico Carofiglio, arriva in TV nella serie di 4 puntate e si intitola Il metodo Fenoglio, l'estate fredda. Da questa sera in prima visione su Rai 1 ad interpretare il maresciallo piemontese che lavora nel nucleo operativo dell'Arma dei Carabinieri di Bari, c'è lui, Alessio Boni. Buongiorno Alessio, benvenuto. Ciao, Daniela, buongiorno, a Uno Mattina. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qui. Eccoci. Allora... Ciao. Quindi parlavamo, stasera inizia insomma questa nuova serie. Questa quindi nuova tu avventura. Interpreti un maresciallo, ma noi abbiamo visto nelle fiction Rai appunto marescialli, PM, insomma poliziotti. Il tuo maresciallo in cosa si differenzia? Si differenzia proprio dal titolo, è una crasi, il metodo Fenoglio. Il metodo praticamente diventa il protagonista della serie perché è un letterato, amante della musica classica, della cultura, dell'arte, e per caso, lo si spiegherà proprio dalla prima puntata stasera, per caso si capirà perché diventa carabiniere. Ci capita per caso, fa un concorso, ma capisce e intuisce che ha un istinto investigativo che neanche lui pensava di avere. E tu perché hai accettato questo ruolo? Perché è uno che è una specie di ossimoro, fa parte del nucleo operativo, tra l'altro non è un carabiniere. La divisa la mette solo nelle ricorrenze ufficiali, eccetera, ma loro vanno in borghese proprio per scovare la malavita, eccetera. Quindi di solito siamo abituati a vedere questi che si mischiano un po', no, con la fauna del posto, del luogo, e diventano un po' quasi criminali per poter avvicinarsi ai criminali. Questo è un gentiluomo, un signore che giocando a scacchi vorrebbe arrivare a colpire, fare scaccomatto e concludere il caso. Gli piace districare il bando della matassa, gli piace entrare proprio con la psiche, non ama la violenza, lui non porterebbe nemmeno l'arma d'ordinanza, vedi. Non porterebbe neanche le manette. Sarebbe bello solo parlarsi e capirsi e portarsi dentro, anche se tu hai fatto un gesto efferato, lui non giudica, 3000 dubbi fin dall'inizio, vuole solo cercare la verità, anche perché in quel gesto c'è dietro magari una vita che tu non conosci. Ecco, magari... tu prima hai detto, no, che lui, cioè Fenoglio, Pietro, sostanzialmente si avvicina all'Arma dei Carabinieri un po' per caso, e quello è successo un po' anche a te, no? Con il teatro. Con il teatro, ti sei ritrovata sì, a 21 anni per la prima volta in teatro, sì. E poi com'è andata? E poi mi si è scoperchiata la testa, ho cominciato a fare scuole su scuole, mi si è appassionata sempre di più in questa materia dentro di me, e quindi adesso sono qua, però... Quello è stato proprio un caso fortuito. Se non, magari non avessi visto uno spettacolo che mi piaceva, magari non sarei qua. Metti che vedessi uno spettacolo che mi annoiava, probabilmente adesso avrei fatto psicologia. Vabbè, certo, chi lo sa. Un'altra parte. Ma intanto ci vogliamo vedere insieme un breve estratto della puntata di questa sera. Vediamolo. Si ricorda qualcos'altro? La targa. No, scusi. Si ricorda la targa della macchina? Buonanotte. Ma alla mia età mi posso ricordare il numero della targa? Me lo sono segnato, no? Aspetta. Mo te lo faccio vedere. Allora, dove sta? Ecco qua. Posso? Sì. Io me li segno tutti. Con i tempi che corrono non si sa mai. Con la gente che gira oggigiorno. Sono fatto buon. Benissimo. Allora, ti piace rivederti? Sì, no, ma c'è molta ironia perché Bari è molto ironica. Avevo accanto Paolo Sassanelli, questa strepitosa attrice, veramente è una città ironica Bari. Siamo stati benissimo, siamo stati accolti in modo incredibile. Poi si sente proprio, ho accettato questo ruolo perché si sente proprio la veridicità del luogo, del momento, anche perché, diciamo, Gianrico Carofiglio, che ha scritto i romanzi da cui è tratta la sceneggiatura, è stato un PM. Ti ha dato dei consigli lui? Ci siamo parlati ore al telefono, mi ha aiutato tantissimo, mi ha dato proprio la genesi di tutto, anche perché lui è stato PM, lui ha veramente visto quegli anni e ha assistito anche delle Quindi situazioni. Chi meglio di lui? Sì, è ferrato proprio. No, così non si fa, è venuto anche sul set dei primi tempi.
non in questo modo, no? A quegli anni non si arrestava in questa maniera, le macchine si posizionavano così, dava proprio delle spiegazioni proprio pragmatiche proprio al regista Alessandro Casale, che ricordo, tutto il mio cast, adesso non sono qui a ricordare tutto, qui vedo davanti a me Giulia Bevilacqua insieme a Giulia Vecchio, Paolo Sassanelli, Francesco Temporane. Siete una bella squadra, una di bellissima attori, squadra, insomma, un nucleo operativo molto coeso. È stato. Senti, e come avete affrontato invece il tema della zona grigia, no? Che, di cui parla appunto Caro Figlio nel suo romanzo? La zona grigia è la cosa più intricante di questo metodo, del proprio metodo Fenoglio. Non è bianco né nero, lui è pieno di dubbi. Vuole arrivare alla vera verità, non gli basta mettere il mostro in prima pagina per poter andare avanti con i casi, gli altri. No, lui è in continuazione a spaccare il capello in quattro per capire da determinate cose, anche infinitesimali, l'indizio giusto per poter arrivare alla pista. All'inizio non era un metodo, tra l'altro gli anni 80-90, lo vedevano un po' come un signorotto, un signorino che veniva dal nord, questo signore che si immerge in questo dedalo della Bari vecchia, e invece poi pian piano vedono che vince il caso, arriva al crimine, e allora vincendo, bingo, tutti gli altri si accodano a questo metodo pian piano. Ma vediamoci un altro spezzone di questa sera, andiamolo insieme. Ho pensato che alla fine sarebbe bello avere un bambino con te. Che ho detto? No, niente, che non me l'aspettavo. Guarda che neanche io ci avevo mai pensato, lo sai. È colpa tua, sei tu che mi hai fatto venire voglia. Ma io sono troppo vecchio, dai, al massimo posso fare il nonno. Ah, meglio, due piccioni con una fava. Ecco Alessio, qui in studio con noi, vedi, c'è quella sedia rossa. E questo è un po' il simbolo, no, di dire no al femminicidio, no a qualsiasi forma di violenza nei confronti ovviamente delle donne, no? Visto anche i fatti drammatici di questi giorni. Allora, tu che sei un uomo, da uomo a uomo, cosa ti senti di dire agli uomini su questo tema? Facciamo parte tutti di una cultura patriarcale, pure io, pure tu. È un retaggio che abbiamo da tempo. È bene rendersene conto, farsene coscienza e riuscire insieme a debellarlo. Dobbiamo cominciare culturalmente a cambiare noi stessi. C'era anche la legge del taglione, certo, per fortuna è stata cambiata pian piano. Io credo che questo maschilismo che imperversa continuamente, dato che la donna ha avuto la sua libertà di poter dire la sua, deve terminare. Lo so, lo diciamo in continuazione, ne parliamo in continuazione. Il patriarcato è la parola più usata. Adesso c'è stato un momento dopo il lockdown, ti ricordi Daniela, resilienza, si parlava solo di resilienza. Ok. È vero però, veniamo da lì, dobbiamo riconoscerlo, solo così lo debelli, perché se tu dici è così, è finita, io sono fatto così, sei fatto male, certo. Anche Totò Riina diceva sono fatto così, sei fatto male, io sono indignato quanto uomo quando sento queste situazioni, mi dispiace per questa ragazza, per questa Giulia, per tutte le donne che mancano in continuazione, per un eccesso di forza e collera di un uomo. E a proposito di questo vorrei terminare solamente e dedicare a tutte le donne una breve frase di Alda Merini che dice: siamo state amate e odiate, siamo state adorate e rinnegate, siamo state baciate e uccise solo perché donne. Alda Grazie. Merini. Grazie ad Alessio Boni, ricordiamo la prima TV di questa sera, il metodo Fenoglio, l'estate fredda, regia di Alessandro Casale. Grazie. A te. A te.